anche oggi sul mio canale. Allora, oggi vi faccio vedere come andiamo a realizzare questo manico col punto canestro. Vi ho realizzato la borsa qualche giorno fa e come promesso vi ho preparato anche il manico, che è di semplice esecuzione, però ha di particolare che andiamo a lavorare alla stessa maniera della borsa. Per il nostro manico andiamo ad usare sempre il cordino tie italiano rosa antico che ho usato già per la borsa della merceria di Michele e Federica Bigliotta. Nel box informazioni io vi metto i contatti se volete provare questo cordino che è molto molto bello. Ci sono tante tonalità, quindi voi potete scegliere anche la vostra preferita. Allora iniziamo mettendo su 70 catenelle. Ovviamente se volete un manico più grande semplicemente aumentate le catenelle. Non è un problema, insomma, sotto questo aspetto. Ovviamente mettete delle catenelle pari in modo che alla fine ci troviamo con la chiusura, però insomma essendo un manico può anche non essere importante, nel senso che non sarà visibile questo particolare. Io mi trovo in questa maniera qui, entro, vedete, nel punto subito dopo e lavoro in ogni catenella delle maglie basse. Uncinetto 3,5 affinché il lavoro sia più teso. Quindi andiamo a lavorare un punto basso in ogni catenella fino ad arrivare alla fine. Quando arrivo, vedete, nell'ultimo punto da lavorare, entro e lavoro 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3 maglie basse. Fatto questo, andiamo a proseguire, vedete, in ogni punto, lavorando delle maglie basse, quindi una maglia bassa in ogni punto. Quindi frontalmente, vedete, da questa maglia bassa, frontalmente andiamo a lavorare un'altra maglia bassa. E lavoriamo tutte maglie basse fino ad arrivare alla fine della riga. Nell'ultimo punto, sono arrivata nell'ultimo punto, entro e anche qui lavoro 3 maglie basse, quindi 1, 2 e 3 maglie basse. Adesso dobbiamo iniziare all'interno del nostro punto quelle che sono praticamente le maglie alternate, quindi maglia allungata e maglia bassa. Quindi vedete, nel primo punto io entro e lavoro una maglia allungata in questa maniera qui e chiudo e sul punto vado a mettere un segno, un marcapunti. Ora nel prossimo lavoriamo una maglia bassa semplice, nel prossimo vedete una maglia allungata, quindi sotto al punto basso entro così e lavoro una maglia allungata. Nel prossimo punto, qui ho lavorato la maglia allungata, nel prossimo entro e lavoro una maglia bassa semplice come si presenta. Nel prossimo una maglia allungata, quindi entro, vedete, sotto la V e lavoro una maglia bassa allungata. Quindi andiamo a proseguire alternando maglia bassa semplice e maglia bassa allungata fino alla fine della riga. Una volta vedete che arriviamo dove abbiamo gli aumenti 1, 2 e 3, lavoriamo in questa maniera qui. Io qui vedete ho la maglia bassa, entro al centro per fare la maglia bassa allungata, chiudo, ma sullo stesso punto vedete entro e lavoro anche una maglia bassa semplice, perché adesso ovviamente su ogni aumento dobbiamo andare a creare un altro aumento. Quindi qui vedete un'altra maglia bassa del punto, entro in maniera sottostante così, lavoro prima la maglia bassa, vedete, allungata e poi entro nel punto e lavoro anche una maglia bassa. In questa maniera noi creiamo l'aumento e lavoriamo comunque il punto. Anche qui vedete, in quest'altro punto entro come se lavorassi la maglia bassa allungata semplice, ma in realtà lavoro sia quella e entro anche, vedete, sulla maglia bassa e lavoro una maglia bassa semplice all'interno del punto. I miei punti sono un pochino più stretti, poi potete farne anche 4, se vedete che magari con il filato andate meglio con 4. Quindi questa è la maglia bassa, io adesso vedete ho un altro punto qui e lavoro il mio punto allungato. E vado a proseguire, vedete, in ogni punto alternando adesso dopo che ho fatto i miei 3 aumenti. Quindi qui
maglia bassa, qui maglia bassa allungata. Qui maglia bassa allungata, nel prossimo maglia bassa semplice. Nel prossimo maglia bassa allungata. Quindi andiamo sempre ad alternare fino ad arrivare alla fine della riga. Arriviamo, vedete, dove abbiamo i nostri aumenti, 1, 2, 3, entriamo al centro e iniziamo a lavorare prima una maglia bassa allungata. E poi vedete dove ho il punto basso, entro anche sopra. Quindi faccio un aumento in questa maniera, come ho fatto dall'altra parte. Di nuovo, vedete, entro al centro, lavoro sempre una maglia bassa allungata e poi di nuovo entro, vedete, all'interno della maglia bassa. La stessa cosa per l'ultimo punto di aumento, una maglia bassa allungata all'interno e sopra entriamo sul punto in questa maniera qui. Ed è chiaro che adesso abbiamo completato. Adesso io taglio un po' di filo abbondante che andrò a praticamente infilare all'interno in modo che il manico non si slabbri. Una volta vedete che abbiamo tagliato il nostro filo, lo tiriamo ovviamente fuori dal punto, quindi non chiudiamo a maglia bassissima, ma infiliamo il filo in questa maniera qui, dove abbiamo, vedete, il marcapunti, lo togliamo ed entriamo, qui ho il filo, guardate. Entro nel punto subito dopo dove avevo il marcapunti e vado a chiudere. Filo sul davanti ed entro qui al centro. Una volta che abbiamo fatto questo, con il filo tagliato più abbondante, entriamo, guardate, da dietro. Io entro subito nel foro così, in questa maniera qui, e vado a fare un passaggio di filo tutto al centro così, in questa maniera. Vedete, in ogni foro. Entro in questa maniera qui. Questo permetterà al manico di non slabbrare troppo. Quindi anche nel tempo avremo un manico che avrà un po' di tolleranza, ma resterà stabile. Quindi andiamo a fare questo fino alla fine. Arriviamo, vedete, alla fine. Qui ho il filo, passo l'ultima volta all'interno e poi vado, vedete, a nascondere il filo in questa maniera qui dietro al manico. Quindi entriamo all'interno e lo nascondiamo nella lavorazione. Fatto questo, tagliamo il nostro filo e lo andiamo a saldare, come sapete, sempre con accendino, perché il cordino ci dà questa possibilità. E lo saldiamo e facciamo lo stesso anche da quest'altra parte. Fatto questo, è chiaro che il nostro manico, vedete, è pronto. Ovviamente io ho realizzato questi manici per la borsa che già vi ho pubblicato sul canale, quindi adesso andrò a mettere queste viti, a posizionare l'altro manico anche dall'altro lato. Se invece voi volete mettere un moschettone o un anello, è chiaro che dovete fare il manico un po' più grande, invece di tagliare il filo farete una piega e andrete a cucire questa parte in modo da infilerete prima ovviamente il moschettone o l'anello e poi andate a cucire, dipende insomma da quello che volete fare. Io li ho posizionati in questa maniera qui, però è chiaro che potete fare come preferite. Io spero che il tutorial vi sia piaciuto. Nel box informazioni trovate anche il link per la borsa e chiaramente per la nappina. Io vi saluto, al prossimo tutorial.